oggi siamo qui per dare un segnale forte, vogliamo un segnale forte da parte del sindacato soprattutto, perché per questa vertenza sono 60 giorni che siamo davanti allo stabilimento, tutti hanno fatto le passerelle ma nessuno ha preso delle decisioni concrete, quindi oggi siamo qui per spronare, perché c'è l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico e vogliamo spronare sia il sindacato sia la politica e sia Fiat, quindi automaticamente siamo disposti a fare la lotta oltre ed anche oggi, quindi siamo qui per questo motivo, per spronarli. Allora, noi siamo qua per manifestare da 60 giorni che siamo davanti ai cancelli dell'Airbus, l'unico stabilimento che produce autobus in Italia, a Flumeri, provincia di Avellino. Se chiuderà questo stabilimento sarà una sconfitta per l'intera politica e per l'intero sindacato, perché è l'unico stabilimento in Italia. Che farà dopo lo Stato? Quando dovrà cambiare il parco auto, comprerà all'estero, in Francia, in Repubblica Ceca, è una sconfitta. Si devono dimettere sia il governo che i sindacati se succede questo. 3.000 persone in mezzo a una strada, non ne parla nessuno, è una vergogna.